Vediamo adesso. Le attenuazioni introdotte dal canale, nell'ultimo canale che ci manca, quello wireless, che abbiamo detto, ne abbiamo già parlato, abbiamo detto che in genere l'attenuazione per canali wired è più o meno, è data in genere per, in termini di dB a chilometro, mentre invece l'attenuazione per canali wireless è inversamente, è 4π/d su lambda al quadrato, dove lambda è la lunghezza d'onda della portante e d è la distanza. L'abbiamo detto in maniera molto generica, senza dimostrazione. Vediamo adesso dove esce fuori questa cosa. Bene, la potenza ricevuta in un collegamento wireless è pari alla potenza trasmessa per il guadagno dell'antenna trasmittente, indicato con la lettera G per ricordarmi che un guadagno e TX per ricordarmi che è relativo all'antenna trasmittente, per il guadagno dell'antenna ricevente, diviso 4π/d su lambda al quadrato, dove D è la distanza fra antenna trasmittente e antenna ricevente e lambda è la lunghezza d'onda della portante. E poi qui sotto possiamo metterci anche ulteriori perdite che non sono causate dalla propagazione spazio libero delle onde, ma sono causate da altri effetti, come ad esempio l'attenuazione dovuta alla pioggia, ai cammini multipli, al vapore acqueo, tutto quello che vi pare. Quindi, come vedete, il coefficiente 4π/d su lambda al quadrato è quello che riduce la potenza trasmessa e quindi queste sono le perdite causate dalla propagazione spazio libero. Queste sono ulteriori attenuazioni. Causate altri fenomeni esterni estranei alla propagazione spaziale. Vediamo perché questa è la potenza ricevuta. Chiaramente una volta che avete l'espressione della potenza ricevuta potete calcolare l'SNR ricezione, la probabilità di errore ricezione e poi dimensionare correttamente il collegamento. Se è troppo bassa la potenza ricevuta potete interporre dei ripetitori, se è comunque troppo bassa, troppo alta la probabilità di errore che avete, in questo caso utilizzando i ripetitori analogici potete pensare di mettere dei ripetitori originativi, se ancora non funziona potete pensare di aumentare la potenza trasmessa e potete fare insomma tutte le considerazioni che del caso. Vediamo perché questa è veramente la potenza ricevuta. Analizziamo il caso di un'antenna isotropica. Isotropica vuol dire che trasmette in maniera isotropica, cioè dappertutto nello spazio, in tutte le direzioni. Se trasmette una potenza PTX, mano a mano che ci si allontana dall'antenna, la densità di potenza sarà sempre minore, perché quella stessa potenza si distribuisce su una superficie sferica sempre maggiore, perché il raggio della sfera aumenta sempre di più. A piccole distanze
la densità di potenza è grande, perché la potenza trasmessa diviso la superficie di una sfera a raggio piccolo. A grandi distanze la densità di potenza è piccola, perché la stessa potenza si distribuisce su una sfera a raggio maggiore. Quanto vale la densità di potenza a una certa distanza d? La potenza trasmessa diviso la superficie della sfera, che vi ricordo essere 4π greco di quadro. Questa è misurata in watt per metro quadro e si chiama densità di potenza. Per ovvie ragioni. Le antenne però in genere non sono isotropiche, a meno che non sia richiesto. Ad esempio, con un cellulare io voglio poter trasmettere e parlare in qualsiasi posizione senza preoccuparmi di doverlo orientare nella direzione della stazione base. Lì in quel caso è isotropico. Ma in molti altri casi, ad esempio quando sto instaurando un ponte radio, voglio che l'antenna non irradi potenza in zone dello spazio dove non mi serve perché va persa, e magari a maggior ragione, e oltretutto potrebbe dar fastidio a altri sistemi di comunicazione pressi. Lì voglio che la potenza sia concentrata in un piccolo fascio angolare che punta dritto verso la stazione ricevente. Questo è il caso in cui si ha a che fare con un'antenna direttiva. Se l'antenna è direttiva, l'antenna è in grado di focalizzare il fascio in una certa direzione, e la densità di potenza in una superficie, in una zona all'interno del fascio, quando l'antenna è direttiva, è la stessa di prima, moltiplicata per un coefficiente che dice quanto è direttiva l'antenna, che ti dice quant'è il guadagno di quell'antenna, si chiama guadagno, e siccome stiamo considerando antenna trasmittente lo chiamo guadagno in trasmissione. Quindi quella è la densità di potenza di un'antenna direttiva. Se il guadagno fa 1, l'antenna è omnidirezionale e torna in questo caso qui. Ripeto, la densità di potenza per unità di area. Qui mi sono messo a distanza d, prendo una piccola porzione di area e la densità di potenza in watt a metro quadro è questa qui. Se l'antenna è direttiva, mi metto nel fascio dell'antenna, se vado qui la densità di potenza è 0. In realtà è circa uguale a 0, ma noi idealmente la modelliamo come 0. Se mi metto nel fascio dell'antenna, in questa piccola porzione, la densità di potenza in watt a metro quadro è la stessa di prima per il guadagno di trasmissione, perché sta focalizzando la potenza solo in quella direzione, non la disperde in altre direzioni. Per capire quanto è in grado di focalizzarla, introduco un parametro che si chiama guadagno. Tra l'altro, vi faccio notare che la quantità potenza trasmessa per guadagno in trasmissione si chiama EILT, dove la E sta per effective, isotropically radiated power, la potenza effettiva che avrebbe dovuto irradiare un'antenna isotropica per avere la stessa densità di potenza. Perché? Perché come faccio ad avere questa stessa densità di potenza qui con un'antenna isotropica? Così, devo prendere un'antenna isotropica, mi metto alla stessa distanza e per avere qui la stessa densità di potenza che si chiama PTX, GTX, diviso 4π di quadro, l'unico modo per farlo è che lui trasmette una potenza che è la stessa di prima aumentata di GTX. Ecco perché si chiama ELP. Perché la stessa potenza che dovresti trasmettere con un'antenna isotropica è la potenza che dovresti avere trasmettere con un'antenna isotropica
per avere la stessa densità di potenza che hai con l'antenna direttiva. Per questo si chiama Effective Isotropically Radiated Power. Ma torniamo a noi. Stabilito che quella densità di potenza in una certa direzione e copre tutti i casi, come già detto, se poi quella della direzione isotropica ha un effetto guadagno uguale 1. Come faccio a valutare la potenza ricevuta? Mi metto in ricezione e prendo un'antenna che è in grado di captare una certa quella densità di potenza. Più è grande l'antenna fisicamente, cioè maggiore la superficie antenna, maggiore sarà la potenza che urta quella superficie. In particolare la potenza ricevuta dall'antenna sarà la densità di potenza che abbiamo appena valutato come potenza trasmessa, guadagno di trasmissione diviso 4πd² per un parametro che si chiama apertura efficace dell'antenna. È qualcosa che ha a che fare con le dimensioni dell'antenna. Con le antenne paraboliche vedremo che è proporzionale alla superficie dell'antenna. È chiaro che un'antenna di dimensioni maggiore ha un'apertura efficace maggiore perché riesce a captare più potenza. L'apertura efficace si misura chiaramente in metri quadri. Questa si misura in watt al metro quadro. L'apertura efficace di un'antenna si misura in metri quadri. Infine, per arrivare a quell'espressione lì sopra, basta ricordarsi di un'espressione che lega l'apertura efficace e il guadagno di un'antenna e che voi studierete nei vari corsi di campi elettromagnetici. In particolare, l'apertura efficace di un'antenna è legata al guadagno in questa maniera. Guadagno diviso 4π per lambda quadro. È chiaro che un'antenna ha un guadagno maggiore se è molto grande, ma dipende anche dalla lunghezza d'onda, perché se la lunghezza d'onda è enorme vede un'antenna come un puntino, se la lunghezza d'onda è molto piccola vede un'antenna con una grossa superficie. Mettendo questa espressione qui dentro e particolarizzando al caso che stiamo parlando di area efficace dell'antenna ricevente, quindi ci mettiamo al pedice Rx, otteniamo potenza trasmessa, guadagno in trasmissione, guadagno in ricezione, diviso 4π diventa al quadrato, di quadro già c'è, lambda lo porto al denominatore, diviso lambda, quadro. E questa è l'espressione della potenza ricevuta dall'antenna, in un collegamento wireless, quando è presente la sola attenuazione causata dalla propagazione in spazio libero, che si chiama anche path loss, attenuazione dovuta al cammino, che è questo. Se poi qualcuno ha fatto le misure sperimentali e vi dice che in quella zona ci sta un'ulteriore attenuazione dovuta a, non so, nebbia, piogge, condizioni atmosferiche, qualsiasi altra cosa, e vi dice di 30 dB o di 20 dB, voi ci mettete anche quello e ottenete questa espressione qui. Va bene. Facciamo un esempio.
esempio è questo qui. Un satellite in orbita geostazionaria trasmette una potenza di 100 watt, una lunghezza d'onda di 4 GHz e ha un'antenna trasmittente a guadagno di 18 dB. Vi ricordo che l'orbita geostazionaria è quell'orbita alla quale il satellite viene visto fermo dalla superficie terrestre, perché ha una rotazione, compie un giro attorno alla Terra in 24 ore. E per stare a quella orbita deve girare con una certa velocità, e l'orbita è di 36.000 km circa dalla superficie terrestre. Quindi stiamo semplicemente dicendo che il satellite si trova a 36.000 km dalla superficie terrestre, perché in orbita geostazionaria. Stavo dicendo che il satellite trasmette una potenza di 100 watt. Potenza trasmessa 100 watt. E utilizza una modulazione con frequenza portante di 4 GHz. Frequenza portante 4 GHz. E l'antenna trasmittente ha un guadagno di 18 dB. Quindi questo è tutto quello che ho detto finora. La stazione a terra è munita di un'antenna parabolica con diametro di 3 metri. E ha un'efficienza di 0.5. L'efficienza è un termine che varia fra 0 e 1. Antenne molto efficienti hanno un'efficienza vicino a 1, poco efficienti un'efficienza vicino a 0. Il testo dell'esercizio ci dice anche, si ricordi che il rapporto che per l'antenna parabolica vale la seguente relazione. Che il guadagno di antenna parabolica è pari all'efficienza per pi greco diametro diviso lunghezza d'onda tutto al quadrato. Ok? Questo ci dimostra quello che dicevo prima, per l'antenna parabolica il guadagno è proporzionale proprio alla superficie dell'antenna. Più è grande l'antenna, più è grande il guadagno, ovviamente. Le domande sono due. La prima è questa: calcolare la potenza ricevuta. La seconda è questa: se si utilizza una modulazione QPSK con bitrate di 33 megabit al secondo e il ricevitore ha una temperatura di antenna di 300 Kelvin, calcolare, in questo caso, la probabilità di errore sul bit. È un problema di link budget, dobbiamo vedere quant'è il budget di potenza di quel collegamento. Abbiamo tutte le grandezze di cui abbiamo bisogno, possiamo calcolare la potenza ricevuta e rispondere così alla prima domanda. In realtà ci manca la lunghezza d'onda, ma la lunghezza d'onda si calcola dalla frequenza della portante. In particolare la velocità della luce per la frequenza portante. Diviso la frequenza portante. La velocità della luce è 3 per 10 alla 8
metri al secondo. La frequenza portante è 4 GHz, quindi 4 per 10 alla 9. Abbiamo 3 quarti di metro. No, scusate. 3 quarantesimi di metro. Cioè 7,5 cm. Poi di cos'altro abbiamo bisogno? Del guadagno di ricezione. L'espressione è quella che sta scritta là, eta pi greco d su lambda tutto al quadrato. Questo conto l'ho già fatto. 39 dB. A questo punto abbiamo tutto e possiamo calcolare la potenza ricevuta, che abbiamo detto è la potenza trasmessa, guadagno in trasmissione, guadagno in ricezione, diviso il fatto, osso 4 pi greco d su lambda al quadrato. La distanza d è 36.000 km, quindi 36 per 10 alla 3 km, cioè 36 per 10 alla 6 metri, per 10 alla 9, scusate. No, per 10 alla 6, perché ogni chilometro è 1000, quindi 36.000 per 1000, quindi 36 per 10 alla 6 metri. Mettete tutto lì dentro e la potenza ricevuta è di 1,37 per 10 a meno 12 watt. Molto piccolo, chiaramente, ma non è tanto importante la potenza ricevuta quanto il rapporto segnale-rumore. E per un satellite è abbastanza alta, perché la stazione base è ferma e può utilizzare un'antenna molto grande, in questo caso è di 3 metri. E poi l'antenna, se punta su un satellite in orbita geostazionaria, punta in alto. Puntato in alto riceve poco rumore, perché l'unico rumore che riceve è quello dallo spazio. Se punta in basso può ricevere tutto il rumore da altre comunicazioni, se punta in alto invece ed è molto direttiva riceve soltanto il rumore dallo spazio, che è molto piccolo. Questa è la risposta alla domanda A. Rispondiamo alla domanda B. Per calcolare la probabilità di errore ci serve l'espressione della probabilità di errore per una QPSK, ma non la conosciamo. La QPSK si chiama anche 4QM, è quella che ha 1 per ogni quadrante. Se la modulazione è stata fatta con codifica di Gray, allora la probabilità di errore sul bit con decodifica ML coerente è esattamente la stessa probabilità di errore che avremo in una BPSK, cioè una binaria antipodale, e cioè probabilità di errore sul bit uguale Q di 2 e non B su 0. Qui sto facendo delle ipotesi che erano presenti nel testo, l'esercizio, ed è quello che ognuno di voi deve fare quando vi manca qualche dato. Non c'è scritto se è effettuata la codifica di Gray o meno, non c'è scritto se il ricevitore è ML, non c'è scritto se è coerente o meno. In realtà deve essere falsa coerente, perché la QPSK l'informazione è immagazzinata nella fase, quindi se il ricevitore non è coerente perde l'informazione, deve essere forza coerente. Fate qualche ipotesi, cioè se il ricevitore, se si fa codifica di Gray e il ricevitore è quello ML, allora questa è la probabilità di errore, la stessa della binaria antipodale.
Per calcolarla ci serve e con V sono in 0. Sempre parametri ricevitore, quindi con B, l'energia medio orbit ricevuta. La calcoliamo, perché l'energia medio orbit ricevuta è la potenza ricevuta diviso il bit rate. Perché la potenza è energia per bit rate. La potenza ricevuta l'abbiamo calcolata al punto precedente, il bit rate ci ha dato il problema. Questo parametro è, l'ho già calcolato, non perdiamo tempo. No, purtroppo non ho calcolato, ho fatto soltanto il calcolo finale, quindi dobbiamo calcolarlo. Vabbè, è 1,37 per 10 alla meno 12 diviso il bit rate, che è 3 megabit al secondo, quindi 33 per 10 alla 6. Se qualcuno ha la calcolatrice e mi fa questo conto, 4,15 per 10 alla meno 20 alla meno? 20. 20, poi sono joule perché è energia. Ora ci serve anche il parametro N0, che è due volte la PSD del rumore al ricevitore, che la PSD del rumore è N0 mezzi, cioè K T mezzi, N0 è K per T. Ve lo ripeto, non confondete il pedice 0 qui col fatto che magari si sta utilizzando una temperatura di rumore pari alla temperatura ambiente. N0 è soltanto l'acronimo di K per T, dove T è la temperatura di rumore. Può essere T uguale T con 0 temperatura ambiente, o può essere qualsiasi altra cosa. Nel nostro caso T è la temperatura di rumore della sorgente di rumore. La sorgente di rumore è un'antenna, che genera rumore, e la sua temperatura di rumore si chiama anche temperatura d'antenna, che l'esercizio dice essere pari a 300 Kelvin. Quindi la costante di Boltzmann, 1,38 per 10 alla meno 23, per 300 Kelvin, e anche qui se qualcuno ha una calcolatrice, anche se questo è facile, ok? E questo si misura in watt per hertz, perché è una PSD, che sono poi la stessa metà di misura del joule. Il rapporto sono praticamente uguali, 4 a 15 e 4 a 14 è 1, quindi con B sono in 0 è praticamente 10 i naturali, ma 10 naturali è uguale a 10 dB. Quindi qui viene fuori Q di radice di 20, perché 10 per 2 fa 20, sotto radice è radice di 20, che è 2 radice di 5. Questo conto l'ho già fatto. Ma vi è un numero che non mi suona per bene, per niente, perché 3,76 per 10 meno 10 mi sembra un po' troppo basso. Qualcosa, qualche problema sull'esponente, quindi per evitare di scrivere una cosa non corretta lo confrontiamo al chain of bound e non perdiamo tempo a farci l'upper lower bound, perché altrimenti la lezione corre via. Mi dite quanto fa un mezzo per elevato a meno x quadro mezzi, quindi sarebbe 20 elevato a meno 10. E allora questo qua era, ho sbagliato a ricopiare, è 3,76 per 10 a meno 6, ok? Sul foglietto ho scritto 10 a meno 10, ma mi sembrava troppo basso per un di convisione 0 così piccolo, E il chain of bound ce lo dice, perché diceva 10 a meno 5, quindi non è che può essere, ed è abbastanza tight, quindi deve essere là vicino.
era probabilmente 10 meno 6. Bene, mancano 10 minuti, facciamo in tempo a fare un altro esercizio. Se non ci sono domande. L'esercizio che facciamo è abbastanza semplice sulla cifra del rumore, perché forse non abbiamo fatti molti. Abbiamo un collegamento punto punto wired in cui c'è il trasmettitore che trasmette con una potenza di 1 milliwatt, poi il collegamento prevede la presenza di un cavo lungo 40 metri con alternazione di 2 dB a metro, quindi c'è un trasmettitore, un cavo 40 metri, 2 dB a metro di alternazione, un amplificatore con guadagno pari a 25 dB e cifra di rumore di 7 dB, poi c'è un altro cavo più corto lungo 10 metri e più performante perché ha attenuazione di un solo dB a metro, e poi c'è il ricevitore che è modellabile come un amplificatore con temperatura equivalente di rumore di 300 Celsius, guadagno di 20 dB e banda equivalente di rumore di 50 kHz. Questo è il sistema che stiamo prendendo in considerazione. Le domande sono: calcolare la potenza di rumore all'uscita, e calcolare l'SNR in uscita. Un cavo lungo 40 metri che attenua 2 dB a metro vuol dire che le attenuazioni qui sono di 80 dB, mentre qui un cavo lungo 10 metri che attenua 1 dB a metro significa dire che le attenuazioni qui sono di 10 dB. Come calcolo la potenza del rumore all'uscita della cascata di tanti sistemi? Applico la formula di Friis, che mi consente di ricavare la cifra di rumore globale, e così calcolo la potenza del rumore e l'SNR. Ma per la formula di Friis mi serve che tutte quante le grandezze, i sistemi, mi facciano vedere chiaramente quale sia il suo guadagno e quale sia la sua attenuazione.
scusate, da qualsiasi sua cifra dell'umore. E allora scriviamo sotto ogni sistema il suo guadagno e la sua cifra dell'umore. Questo amplificatore ci dice che il guadagno è 25 dB e la cifra dell'umore è 7 dB. Il ricevitore qui invece ce lo dà in temperatura equivalente di rumore. Ora o convertiamo questo con la sua temperatura equivalente di rumore e utilizziamo la formula di Friis per le temperature equivalenti di rumore, oppure convertiamo questa temperatura equivalente di rumore in cifra di rumore e utilizziamo la formula di Friis per la cifra di rumore. Siccome sono presenti anche sistemi passivi, in cui ricordo che il guadagno di un sistema passivo è pari all'attenuazione, scusate, all'inverso dell'attenuazione, e la cifra di rumore è pari all'attenuazione stessa, mi sembra di capire che sono tutte quante date in termini di cifra di rumore. Quindi questo primo sistema lo vedo come un sistema che è un cavo, lo vedo come un sistema guadagno meno 80 dB e cifra di rumore pari all'attenuazione stessa, 80 dB. Questo cavo lo vedo come un sistema guadagno meno 10 dB, pari all'inverso dell'attenuazione, e cifra di rumore pari a 10 dB, pari proprio all'attenuazione stessa. E allora, viste sono date tutte quante in termini di cifra di rumore, mi conviene convertire quest'ultima in cifra di rumore. E mi ricordo che la cifra di rumore è legata alla temperatura equivalente di rumore, in particolare chi con E è uguale a 1 più, scusate, la cifra di rumore è uguale a 1 più la temperatura equivalente di rumore diviso la temperatura ambiente. Di conseguenza abbiamo che questa è pari a 1 più la temperatura equivalente di rumore, 300 Celsius, sommate a 273 dello zero assoluto, 573 Kelvin, diviso T con 0, temperatura ambiente, che è 293 Kelvin, otteniamo una cifra di rumore pari a, non ricordo se l'ho calcolata meno, non l'ho calcolata, qualcuno mi fa questo rapporto, 1 più 573 diviso 293. 2,96. 2,96. Che in decibel fa? 10 log 10 di questo. Faccio solo il log 10 e poi lo moltiplico per 10 a meno. È quasi 3. Però 3. Non c'è nulla. Un po' più di 3 dB. 4,70, cioè moltiplicarlo anche per 10. 4,70. Sì, era 0. Ok, quindi abbiamo tutti quanti i sistemi in cui vediamo chiaramente qual è il guadagno e qual è la cifra di rumore. Possiamo calcolare la cifra di rumore globale. Chiaramente bisogna fare qualche ipotesi qui, cioè stiamo iniziando che tutto sia di equilibrio termico e che il rumore termico sia soltanto appunto quello termico a temperatura di rumore pari a T con 0. In questo caso possiamo far collassare tutto questo oggetto e rappresentarlo come un macrosistema a guadagno pari a quanto? Prodotto dei guadagni o somma dei decibel in guadagno. Meno 80, meno 10 fa meno 90, più 20 fa meno 70 e più 25 fa meno 45. Questo è il guadagno totale, e per ricordarmelo ci scrivo tot a pedice. La cifra del rumore totale invece è la formula di Friis, ci dice che è la cifra del rumore del primo più la cifra del rumore del secondo meno 1 diviso il guadagno del primo più la cifra di rumore del terzo meno 1 diviso il prodotto dei guadagni primo e secondo più la cifra di rumore del quarto 1, 2, 3, qui mi fermo perché sono solo 4 sistemi meno 1 diviso il prodotto dei guadagni degli amplificatori che lo precedono G con 1, G con 2 e G con 3. Se mettete dentro quei numeretti qui,
questo è un conto che ho fatto, esce fuori 5.1 per 10 alla 8. Cioè 87.1 dB. Mi serve anche la banda equivalente di rumore. E qui bisogna fare qualche ipotesi. La banda equivalente di rumore della cascata non la conosco, perché non so quanta è la banda equivalente di rumore dei sistemi che la precedono. Posso ipotizzare che sia la stessa ricevitore, oppure posso ipotizzare che sia maggiore ricevitore, perché immagino che il cavo abbia una banda passante enorme. E se voi avete la cascata di due sistemi, in cui il primo ha una banda passante molto grande e secondo una banda passante molto piccola, chi è il comanda? Quello più piccolo. Quindi se avete la cascata di sistemi, la banda passante è proiettata dalla banda del più piccola fra le bande passanti dei vari sistemi. Quindi magari possiamo ipotizzare che questo amplificatore qui abbia la stessa banda equivalente di rumore di questo, o una banda equivalente di rumore maggiore, e che questi qui abbiano una banda molto grande, e quindi possiamo prendere 50 kHz. All'ingresso avete che cosa? Segnale utile più rumore, o solo segnale utile? Non cambia nulla, perché l'abbiamo detto in una lezione passata, se il trasmettitore è ideale trasmette soltanto il segnale, qui avete solo il segnale. Se invece è rumoroso avete segnale più rumore, ma anche se avete il rumore, a valle del primo cavo, del sistema passivo, comunque vi trovate nel rumore, come se nell'ingresso aveste avuto lo stesso rumore. Quindi qui ce lo posso mettere e togliere, non mi cambia nulla. In uscita avrete una componente segnale all'uscita della cascata e una componente rumore all'uscita della cascata. Fatela chiamare S' di T più N' di T. Il rumore sarà più grande del rumore ingresso. Come si calcola il rapporto segnale-rumore? Abbiamo visto qualche lezione fa che il rapporto segnale-rumore in uscita a un sistema è pari al rapporto segnale-rumore in ingresso per 1 sulla cifra di rumore. Il rapporto segnale-rumore in ingresso è semplicemente la potenza trasmessa che è assegnata al problema diviso la potenza di rumore, ma stiamo ipotizzando che tutto sia all'equilibrio termico, tutto sia a temperatura ambiente, e quindi la potenza del rumore è N0 banda equivalente del rumore, dove N0 è proprio K T con 0 stavolta, perché stiamo ipotizzando che tutto sia a temperatura ambiente la sorgente di rumore. La cifra di rumore l'abbiamo trovata, la potenza trasmessa abbiamo detto che è 1 mW. KT con 0 è 1,38 per 10 alla meno 23 per 273, l'abbiamo fatto miliardi di volte, è 4 per 10 alla meno 21. La banda equivalente di rumore è 50 kHz, 5 per 10 alla 4. Mettete tutto assieme e ottenete un SNR pari a 9,8 per 10 alla 3. Che sono... quanti sono? E quanti cifra d'onda? 39,9. Perché è quasi 10 alla 4 questo, quindi quasi 40 dB.
questa è la domanda a quale sia l'SNR in uscita. Per valutare la potenza del rumore posso fare semplicemente questo numero. Siccome la potenza del rumore è quello che sta al denominatore, basta che faccio quel numero, lo prendo e lo divido per la potenza trasmessa. Questa è la potenza del rumore, la porto di qua e ottengo la potenza del rumore è la potenza trasmessa, 1 milliwatt diviso 9,8 per 10,3. O se preferite la potete anche ricalcolare e ve la rifaccio così vi ricordate quant'è la potenza del rumore in uscita quando avete un sistema rumoroso. È il guadagno del sistema K T più T con E parte con R rumore. Se mettete in evidenza un T con 0 avete, scusate, se mettete in evidenza T con 0 più T con E diviso T con 0 ottenete GK T con 0 banda coerente rumore, ma questa grandezza qua si chiama cifra di rumore, guadagno K T con 0 banda coerente rumore. Siccome questa è un conto che abbiamo fatto miliardi di volte, lo rifaccio per ripetite gli uomini. Questa è la potenza di rumore all'uscita della cascata dei sistemi, quindi la cifra di rumore è quella totale, il guadagno è quello totale e la banda è quella equivalente al rumore. Ok? E quindi da qui mi accorgo che mi sono dimenticato un termine quando ho detto prima che potrei anche ricavarla da qui, che la potrei ricavare come potenza trasmessa diviso 9,8 per 10 alla 3. Non è corretto perché ci manca il guadagno, perché ovviamente qua ci dobbiamo sempre ricordare che il guadagno totale moltiplica numeratore e denominatore. Però se io voglio la potenza del rumore mi serve anche quella col guadagno. Quindi se voglio ricavare questa lo posso fare in questa maniera. Ok? Va bene, sono 11.06, già abbiamo stato nel volume. Scusate il ritardo.